Buongiorno, lei è il professore. Abbiamo notato che comunque qui alla scuola Sant'Antonio c'è da un po' di giorni un presidio di studenti che stanno manifestando per quanto riguarda la mancanza degli insegnanti. Lei che è anche un rappresentante, credo, sindacale, se non erro, ci può dire un po' la situazione di questa scuola comunale? Esatto, diciamo, mancano gli insegnanti che normalmente tutti gli anni vengono incaricati, devo dire sempre con un po' di ritardo, ma non come quest'anno, dove praticamente a metà novembre quasi, tra un po', ancora non abbiamo gli insegnanti. Gli insegnanti che praticamente sono non di ruolo, cioè quindi diciamo non a tempo indeterminato, sono la maggior parte degli insegnanti, nel senso che sono una percentuale superiore alla metà. Quindi è chiaro che mancando loro le attività non si riescono a fare in maniera diciamo normale. Attualmente le materie sono sempre le stesse, gli insegnanti sono quei pochissimi che ci sono e quindi è chiaro che l'orario è molto ridotto e oltre a avere questo disagio i ragazzi hanno anche il disagio che dovendo fare 1.056 ore entro tutto l'anno, fino a che non finiscono queste 1.056 ore non finisce neanche l'anno scolastico. Quindi andiamo a luglio. Andiamo a luglio, questo è un po' il problema. Ecco. Allora, questa è una scuola comunque dove ci sono, come dire, una scuola di periferia, dove comunque ci sono ragazzi che hanno la necessità di venire a scuola, innanzitutto per la scuola dell'obbligo che è almeno fino ai 16 anni. Come vi trovate con questi ragazzi? Allora, i ragazzi ovviamente sono ragazzi che hanno un pochino rifiutato la scuola tradizionale per magari l'eccesso di teoria, per una serie di incompatibilità con quella che è le loro capacità. Spesso sono molto bravi nella pratica e quindi diciamo che andrebbero valorizzati e resi, diciamo, capitalizzato quella che sono le loro capacità. Allora, proprio per questo motivo, volevo fare una domanda proprio su questo, perché il mercato del lavoro richiede molto più specializzati, molto più materia prima dal punto di vista della manualità, che comunque è collegata comunque anche all'intelligenza, alla bravura, al concetto, eccetera, e meno ovviamente laureati, quindi in realtà di fatto questi troverebbero più facilmente posti di lavoro? Non trovano più facilmente posti di lavoro perché possiamo sicuramente dire che nella formazione professionale c'è la maggior percentuale di ragazzi che si trovano occupazione subito dopo, oltretutto perché c'è una fase che è quella del tirocinio, i ragazzi fanno esperienza direttamente nelle aziende e quindi automaticamente diciamo molte aziende che hanno verificato anche le loro capacità, spesso li chiamano appena finiscono il corso. Ecco, allora i corsi che voi so che avete 15, mi pare, branche, diciamo, di professionalità, quali sono i corsi più che frequentano maggiormente? Qui parlando del Sant'Antonio, noi abbiamo in realtà non 15, abbiamo parrucchieri, quindi diciamo operatori dell'estetica. No? Abbiamo termoidraulici, elettricisti e meccanici, che sono diciamo, dei settori, soprattutto per quanto riguarda gli elettricisti e i meccanici, abbastanza conoscenti. Devo dire purtroppo che molto spesso i ragazzi preferiscono iscriversi ad altre professionalità, dove ce ne sono già tanti, per esempio parrucchieri ce ne sono tantissimi, ma non perché non sia giusto iscriversi al parrucchiere, però insomma, se ci fosse una più equa distribuzione tra le varie specializzazioni sarebbe meglio. Quindi diciamo che dei settori come impiantistica elettrica, impiantistica termoidraulica, bisogna far capire spesso ai ragazzi qual è l'importanza di scrivere a quelli piuttosto che ad altri. Però comunque c'è anche un interesse personale, quindi gioca molto l'interesse personale dei ragazzi. Insomma. Sì, beh, ovviamente ci stanno delle cose più istintive, più pulsive diciamo, rispetto alle scelte. Insomma, dato che il tema è quello di far tornare un po' di insegnanti, voi avete in realtà una situazione molto difficile perché avete addirittura degli insegnanti precari che in realtà non sono assunti, ma addirittura sono dei liberi professionisti con partita IVA che devono comunque attendere anche parecchio per avere i soldi dal comune.
Esatto, diciamo, se tocchiamo quest'altro argomento molto dolente, diciamo, dopo aver detto, diciamo, quali sono gli aspetti positivi della formazione personale, questo invece è un argomento abbastanza dolente, in quanto questi precari spesso vengono assunti. È il motivo di agitazione. È proprio il vostro motivo anche di agitazione in questo momento, ma soprattutto voluto dai ragazzi, mi pare, se non vado errato. Attualmente noi come dire, abbiamo preteso che venissero chiamati al più presto gli insegnanti, perché l'aspetto principale è dar corso, diciamo, quello che è l'obbligo, che non è solamente delle famiglie, ma è anche delle istituzioni, di poter permettere alle famiglie di andare i ragazzi a scuola, questo è ovvio. Dopodiché gli aspetti organizzativi di come vengono incaricati questi docenti, e quello purtroppo lascia molto a desiderare, perché mentre l'anno scorso sono stati fatti contratti a tempo determinato, quest'anno vengono fatti tutti i contratti Cococò e partita IVA, che hanno poco a che vedere col tipo di funzione, perché comunque Cococò e partita IVA sono contratti normalmente definiti atipici, in quanto non di reale dipendenza, diciamo, da quella che è il datore di lavoro, quando invece ma c'è quello che è il ruolo della scuola, perché poi in questa è una scuola di formazione, non è non è un'azienda che comunque ha alcune, diciamo, opportunità che sono anche quelle opportunità, diciamo, di carattere anche fiscale e retributivo. Questa è una scuola di formazione, e se non ci sono gli insegnanti in regola, se non ci sono chi comunque li deve formare, è questo il danno maggiore, non è tanto il danno adesso dal punto di vista anche di come viene pagato l'insegnante, ma proprio sulla formazione. Esatto, diciamo, questo è il problema più scottante, perché comunque sia l'insegnante non ha solamente il ruolo di insegnare, anche quello del collegio docenti, quello di seguire i ragazzi nelle gite o in situazioni diverse, ed è difficile adattare, diciamo, un contratto atipico o a partita IVA, insomma, in questo tipo di situazioni. Credo che forse ci sia anche un altro tipo di responsabilità da parte dell'insegnante, che dovrebbe avere un contratto, diciamo, con partita IVA o di altro genere, che quindi non è un contratto, diciamo, come un dipendente del comune legato all'istruzione, quindi come l'insegnante dell'asilo, tanto per dare un'idea. Certo, il problema che si pone per questi insegnanti è che, venendo considerati, diciamo, come dei liberi professionisti, rientra, diciamo, quello che è il calderone, diciamo così, dei vari pagamenti che spesso il Comune di Roma fa tre mesi, sei mesi o cose di questo tipo, quando li rispetta, diciamo. Certo, ma credo che cambino anche delle responsabilità oggettive, cioè nei confronti dei loro alunni hanno delle responsabilità diverse, perché esatto, uno che è un libero professionista non è il dipendente dell'amministrazione, esatto, comunale addetta all'istruzione, quindi ovviamente ha, secondo me, io lo dico per materia così conoscitiva, un libero professionista dice va bene, io ho fatto un'ora, vado e arrivederci, grazie. L'insegnante, ringraziando il Dio, ancora ci sono insegnanti che invece hanno la sensibilità di rimanere con i ragazzi fino a quando c'è bisogno di restare. Certo, c'è anche un altro aspetto, che è quello che potrebbe essere anche ammesso, a mio avviso, il contratto a partita IVA nel caso, diciamo così, di un intervento di un esperto, una tantum, cioè in quanto, diciamo, ne so, una persona che già lavora in un settore e quindi ha già una partita IVA di suo e non la debba fare appositamente per fare questo tipo di lavoro. Vuol dire, in quel caso trovo abbastanza, diciamo, congruente la questione. Diciamo un termo un artigiano che fa il termo idraulica potrebbe essere chiaramente ottimamente un buon insegnante, ma che viene dall'esterno per dare delle maggiori indicazioni, visto che magari già ha 10-15 anni di attività e quindi conosce anche segreti del mestiere che potrebbe passare a loro. Così senso, anche le parrucchiere. Sì, ha un senso, ma non, diciamo, con un insegnamento di un anno intero formativo, ma con un pacchetto di ore che risultano come una forma, diciamo così, di contributo, di arricchimento. Sì, un arricchimento. Utile, ecco, ma lei che cosa insegna? Io insegno in impiantistica elettrica e adesso mi sto occupando anche dei disabili. Perché avete anche una situazione di, esatto, diversamente abili all'interno della corso professionale. I percorsi formativi individualizzati che riguardano i ragazzi disabili, che in base alla legge 68 dovrebbero trovare, come dire, una
integrazione all'interno dell'azienda in base a una percentuale ben precisa delle aziende che hanno un numero di dipendenti maggiore, e accompagniamo, diciamo, questi ragazzi in tirocinio per cercare in qualche modo di sfruttare quelle che sono le loro potenzialità, perché la loro disabilità spesso è limitata a determinate cose, e quindi dare loro la possibilità poi di essere integrati quando le aziende lo richiedono. Ecco, allora noi mandiamo un avviso in qualche modo alle istituzioni, cioè dico al sindaco Marino, ma probabilmente comunque anche all'assessore alla pubblica istruzione e comunque ad altri organi competenti. Dunque, noi la pubblica istruzione, diciamo, non l'abbiamo come riferimento, ma non perché riferimento sicuramente ci dovrebbe essere, che comunque questa è scuola dell'obbligo, o meglio istruzione dell'obbligo. Chi gestisce la formazione professionale, in questo caso al Comune di Roma, lo fa in convenzione con la provincia di Roma, la quale, diciamo così, riceve i finanziamenti da parte della regione, la regione Lazio, quindi c'è questo passaggio, diciamo, che attualmente anche messo in discussione. Mandiamolo allora questo messaggio anche a Zingaretti, perché esatto, comunque il caro Nicola si deve svegliare a fare in modo che questa cosa... Diciamo una cosa, che attualmente è in cantiere una legge regionale, oltretutto sotto la spinta di un'urgenza che io sinceramente non ho ancora compreso, perché io lavorando all'interno della formazione professionale ho capito quali sono le urgenze, e devo dire, avendo letto la legge regionale della giunta Zingaretti Smeriglio, in questo caso assessore alla formazione professionale, non ho trovato, diciamo, una risposta a quelle che sono le urgenze della formazione professionale in questo momento. E che sono tante, ecco, una di queste è per esempio cercare di regolarizzare le assunzioni, fare un albo unico per esempio, e non fare tanti albi, quello del Comune di Roma, del Comune di Tivoli, del Comune di Albano, dove spesso sfuggono, diciamo così, i criteri, e ci troviamo, come dire, in situazioni, diciamo, poco lineari. Ecco, allora comunque per concludere volevo chiedere questo, semplicemente... Quanti sono? Quanti studenti avete? Allora, gli studenti di questo centro si aggirano intorno a 200 ragazzi. E gli studenti, diciamo, di tutto il Comune di Roma si aggirano intorno ai 2000 ragazzi, cioè qui superano i 200 più o meno. Nel tutto il Comune di Roma, i 9 centri del Comune di Roma, siamo intorno ai 2000 ragazzi. Ecco, la vostra situazione che state vivendo in questi giorni, quindi dell'assenza chiaramente di insegnanti incaricati, è uguale anche negli altri centri? Manca anche negli altri centri? Noi abbiamo qui una penalità in più, oltre agli altri centri che comunque stanno anche loro, diciamo, senza insegnanti, ne stanno chiamando, così ci hanno assicurato. Il fatto che abbiamo una segreteria composta da una sola persona, cioè nel senso che bene o male... Che deve quindi curare deve, 15 corsi. Deve curare tutti i corsi, deve avere rapporti con le famiglie. Bravi, questi signori della politica sono proprio... L'eccellenza assoluta del patrimonio nazionale. Il nostro compito è segnalare quelli che sono i problemi. Noi le segnaliamo. E non lo faccio solamente da l'ho fatto diciamo, direttamente all'assessore. Lo so, immagino. No, è che quando vado in giro e scopro queste eccellenze delle mancanze della politica, mi viene da pensare che non sono né padri, né genitori, né insegnanti, né persone che hanno l'obbligo di tutelare gli interessi dei cittadini. Mancano proprio su questo. Allora, se gli interessi dei politici devono essere solo personali, beh, io spero che cambino mestiere molto presto. Questa è una mia decisione, diciamo, me ne assumo tutte le mie responsabilità nel dichiarare questo. Quindi... Quanto ti stimo. Attualmente... Come dire, ci sono come dire, le motivazioni che sono state accampate rispetto a questi ritardi sono il fatto che esiste, diciamo, una legge, mi sfugge adesso, un articolo 11, in cui praticamente impone, anzi, diciamo, vieta di poter fare contratti a tempo determinato, quindi stanno facendo questo tipo di contratti. Ora il problema è che, come si dice sempre, il diavolo fa le pentole, non fa mai coperti. Allora, siccome loro sono i politici, dovrebbero trovare loro la soluzione a questo problema. Dopodiché, Penso che anche il politico abbia bisogno di una collaborazione per risolvere il problema. Sicuramente. Però ovviamente speriamo che lo risolviamo quanto prima. L'importante è che i ragazzi ritornino a scuola invece che stare fuori a manifestare sotto la pioggia delle giornate piovose romane.
Benissimo. Personalmente ho informato i ragazzi che il prossimo, almeno quello che mi è stato detto, che stanno incaricando tutti i vari insegnanti, loro non si sono fidati perché già negli avvisi precedenti non sono stati mantenuti. Allora, questa volta sembra che sia la volta buona, insomma, io mi auguro. Speriamo, lo spero per loro perché hanno bisogno di avere l'istruzione. Rimane il problema, diciamo, il problema di questi contratti, oltretutto, diciamo, con diverse tipologie, partita IVA e Cocogo, che sinceramente ci lasciano molto. Poi magari ci vedremo quando la scuola funzionerà a tempo, a ritmo pieno, volentieri, in sostanza. Va bene. Grazie. Allora tanti auguri e speriamo che questi insegnanti arrivino presto. Grazie e buon lavoro. Grazie.